estremamente interessante questa esperienza, perché non poteva essere diversamente per come è stata gestita. Noi abbiamo i lavoratori impegnati nella raccolta delle olive, delle arance, eccetera, però non ci sono i ghetti come a Rosarno. Questo è un episodio positivo, non ci sono ghetti, no? E non abbiamo neanche avuto i fenomeni delinquenziali. I nostri immigrati dormono a Camini, dormono a Sant'Ilario, dormono a Caulogna, eccetera, nelle case normali. Quindi la nostra esperienza rispetto al resto è un'esperienza altamente positiva. Ora Mimmo Gangemi si è confrontato con questo tema, si è confrontato inizialmente con un bellissimo romanzo e si è confrontato ultimamente con Il popolo di mezzo. Popolo di mezzo è una storia di immigrazione, ma di emigrazione italiana. E quando gli italiani, parte il romanzo con un'immagine di italiani integratissimi nell'America di oggi, perché erano integrati, molto integrati. Però dietro quell'integrazione, dietro quegli italiani che avevano fatto quell'esperienza, c'era tutto un percorso, che è quello che vediamo oggi agli immigrati, che vale agli immigrati. Allora io vorrei porre a Mimmo Gangemi questa domanda. Intanto concorda che gli immigrati sono una grande risorsa, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista umano e culturale. Il ragazzo che è salito qua sopra, cioè che non mi sbaglio, ci ha dato il bicchiere d'acqua, viene dall'Afghanistan. Dall'Afghanistan. E voi immaginate, quando noi vedevamo alla televisione quello che succedeva nel 2001, noi avremmo voluto parlare con qualche afghano per dirci: ma che cosa sta succedendo? Che cosa sono i talebani? Che cos'è il Bashir? Che cosa sta succedendo? Adesso ce l'abbiamo tra di noi. Io ho intessuto con lui un dialogo per capire. Lui capirà la nostra mentalità, noi capiremo la loro mentalità. Quindi è uno scambio non solo di lavoro, è uno scambio di umanità, è uno scambio di cultura. Noi comprendiamo che dietro questo popolo che ci sembrava così difficile, poi ci sono uomini e donne normalissime come noi che cercano una strada per il loro riscatto. Ecco, io vorrei che, mi rendo conto di quanto ha scritto, parlare di Mimmo Gangemi non mi sembra il caso, è uno dei massimi autori italiani, le sue opere sono state tradotte in più lingue, è molto impegnato non in politica ma sul fronte democratico e garantista, è molto impegnato, ha concorso ultimamente al Campiello, è una delle firme più autorevoli assolutamente del panorama nazionale, un uomo, uno scrittore, un intellettuale di cui andare certamente orgogliosi. La parola è più